Quello di Chiavari è stato un bruttissimo incidente di percorso o il segnale di un nuovo periodo, no? La risposta a questa domanda la daranno le due partite pre-sosta. Entrambe sono scontri diretti, nei quali ripetere l'errore principale di due giorni fa sarebbe peccato mortale. Scendere in campo, cioè, senza intensità e furore agonistico, per usare le due espressioni pronunciate nel post-gara dal tecnico Roberto Breda, che si è messo sul banco degli imputati per non aver saputo motivare a dovere la squadra, pur avendo parlato chiaramente di gara spartiacque. Così domani, ore 15, col Cosenza, è lecito attendersi una squadra che abbia almeno il medesimo spirito visto nelle precedenti 5 partite della gestione Breda. Il tecnico biancazzurro poi si porterà dietro il principale interrogativo di questo periodo, la presenza da primo minuto di Damir Seter. Per questo Pescara il centravanti colombiano è imprescindibile. Le tre vittorie in campionato sono arrivate con lui in campo dal primo minuto e proprio in quelle tre partite Seter ha realizzato le sue 4 reti stagionali, numeri inoppugnabili. Ieri il giocatore ha lavorato in via differenziata e neanche la rifinitura di questa mattina all'Adriatico Cornacchia ha fugato dubbi sulla sua presenza da titolare. Per il resto vanno verso il ritorno dal primo minuto Balzano, Zita e Memusciai. Il primo formerà il trio di difesa con Bocchetti e l'ex Scognamiglio, il giovane laterale belga agirà da quinto di sinistra, Memusciai farà parte del trio di interni con Omeonga e Valdifiori, Bellanova a destra, in avanti con Galano ci sarà Maestro in caso Seter non ce la faccia a giocare dal primo minuto, out Jarosinski per i postumi del violento scontro di gioco di Chiavari. Il polacco attende l'esito degli esami strumentali. All'Adriatico arriva un Cosenza che è partito con entusiasmo sull'onda lunga della clamorosa salvezza dello scorso luglio, ma ora non se la sta passando molto meglio del Delfino, rispetto al quale ha 2 punti in più, una sola vittoria nelle ultime 7 partite ed un mercato di riparazione dal quale il tecnico Occhiuzzi attende rinforzi per un attacco che è il peggiore della cadetteria, 11 reti segnate, a fronte di una difesa granitica, 12 gol incassati, seconda solo a quella del Cittadella, 11, che però ha 2 gare in meno. La squadra silana però ha conquistato le sue 2 vittorie e 9 dei suoi 14 punti lontano dal San Vito Marulla. Dopo il doppio pareggio casalingo con Venezia e Pisa, il tecnico Occhiuzzi detta la linea. Normale, adesso per il momento dobbiamo lavorare bene con gli elementi che abbiamo e preparare al meglio questa gara, perché troveremo una squadra più arrabbiata di noi. Insomma. E il momento che dobbiamo far male è quando si recupera palla e si riparte. Perché ce l'abbiamo nelle corde e non dobbiamo sbagliare l'ultimo passaggio, la decisione giusta, non bisogna sbagliare. Lo stesso Chiuzzi medita di lasciare il 3-4-1-2 e rispolverare un 3-4-3 nel quale l'ex Baez e Carretta agiranno ai lati del giovane italo-dominicano Sueva. In mediana agiranno Bittante e un altro ex Corsi sulle due fasce, interni Sciaudone e Petrucci. In difesa rientra Tiritiello con ingrosso e uno tra legittimo favorito Eida. Sempre tra gli ex non ci sarà il difensore Schiavi, mentre partirà dalla panchina l'attaccante Borrelli, che ha collezionato 2 presenze e appena 72 minuti finora. Il giocatore di proprietà del Pescara non ha trovato spazio e potrebbe andare via a gennaio, destinazione Perugia, sempre in prestito. Nei 27 precedenti a Pescara il bilancio è di 13 successi biancazzurri, 12 pareggi e 2 affermazioni silane, l'ultima nel lontano 67. Arbitro del match sarà Marco Serra di Torino, con cui il Pescara ha 6 direzioni, una vittoria, 2-1 con il Livorno nel 2016, 3 pareggi e 2 sconfitte. L'ultima gara con Serra è Frosinone-Pescara, 2-0 del dicembre 2019. Con Serra il Cosenza ha 3 direzioni, 2 pareggi, 1 sconfitta e nessuna vittoria.